Cristina Cascione di Imperia, da Valerio Iafrate, Francesco Postori, definito scorbutico da Roberto Fiori, che si è detto soddisfatto ieri della vittoria, ma vuole qualcosa in più. Intanto si cerca in profondità per il primo gol di vittoria sofferta all'ultimo minuto. Intanto intanto il gol dell'Italia, ancora di tanti auguri a Fabrizio e Viviana. Tanto la nostra nazionale guadagna la prima superiorità numerica, che ancora Teresa Frassinetti sfrutta. Bachelier, pallone in mezzo per il gol di Rosaria in acqua. Elisa Casanova, che adesso va con il suo mancino a fissare il risultato. A segno Arianna Garibotti. Adesso nuovamente in attacco la nostra nazionale, zona per ordinata da Bachelier. Non vuole far giungere il pallone nuovamente al centro boa, ma il pallone cade dalle parti di Elisa Casanova. 7-0 è quando tutti i tempi della nazionale italiana, superando il record, battendo il record di Ondina Valla, medaglia d'oro. Intanto grandissima beduina di Ele. È alta a difendere la porta, bene la Gigli. E intanto a segno Federica Radicchi. Nucleo della Fiorentina, Gigli, Abate, Casanova. Intanto c'è ancora una super Fiorentino, ci dà la possibilità anche di parlare di campionato sulla splendida Palombella e Gai. Allora innesto, poi alla loro fuoriuscita è arrivato l'innesto delle giovani. Intanto grande parata ancora, poi c'è il gol della Francia, sì, gol convalidato di 2003. Argento a Budapest nel 2001, bronzo ad Atene nel 91, conquistato proprio con Roberto Fiori in panchina. Intanto gol di Elisa Casanova, che fa il quadro dei quarti di finale. Anche le gare dei quarti femminili vanno ovviamente al meglio delle tre partite. Ancora una volta costretta al tiro dalla distanza, stavolta terzo quarto. La trasformazione di Marisha Rothgrund, terzo quarto. Non è giocato da Giulia Emmolo, Radicchi, Garibotti, pallone sull'esterno ancora per il tiro di Silvia Motta. Il futuro già in programma un raduno per le nate nel 93. E intanto ancora sorpresa dalla distanza, dal tiro di Vanessa 4. A segno adesso sulla destra dell'attacco, mentre tornata Frassinetti. E qui c'è il fallo su Federica Rocco, con il gol di Anel Chie proprio dopo il contatto con il campionato europeo di Zagabria per le azzurre di Roberto Fiori. Abate contro Cunil, spiazzata la francese, e oblitera il titolo di viaggio per